Ok, inizio. Ciao a tutti, io sono Marta e questo è il mio canale YouTube. Bentornati! Se non l'avete ancora fatto, prima di iniziare a guardare questo video, mi raccomando, lasciatemi un like e un commento su questo video e seguite il mio canale. Iscrivetevi qua sotto, qua sotto, qua sotto, qua sotto. Bene, bando alle ciance, andiamo subito al sodo. Oggi vi voglio raccontare una storia tratta dalla mia vita di atleta, di quando ero piccolina. E che secondo me potrebbe essere interessante e soprattutto utile per voi. È una storia che parla in un certo senso di scaramanzia. Tutti abbiamo i nostri oggetti preferiti, i nostri portafortuna. Quando ero piccolina avevo una foca di peluche e un orsetto di peluche che portavo a tutte le gare. Ovviamente avevano un nome. L'orsetto si chiama Orsetto e ce l'ho ancora. E Orsetto, lo so che non è fantasioso, ma così l'avevo chiamato. E la foca si chiamava Fochina Pelù, perché semplicemente Pelù era scritto nella sua etichetta. Questi due peluche venivano con me ovunque, solo che nel mio zaino della palestra ci stava solo uno di questi due peluche. E quindi io portavo sempre con me l'orsetto e lasciavo la Fochina ai miei genitori sugli spalti. Questa Fochina è apparsa in tutte le riprese delle mie prime gare. Questo è scritto nel libro Fai tutto bene, quindi qualcuno conoscerà già in parte questa storia, ma voglio aggiungere qualche dettaglio. Insomma, questa Fochina era sempre presente ad ogni mia competizione e per me era un talismano, un portafortuna. Con la Fochina mi sentivo forte, anche perché avevo iniziato la mia carriera un po' in sordina, la mia prima gara ve l'ho raccontata, insomma. Però nel secondo mio anno ebbi un grosso infortunio, dopodiché mi ripresi alla grande e vinsi il campionato di categoria regionale, alleva prima fascia, quindi molto piccoletta, e anche l'interregionale. Entrambe le gare si vedeva questa Fochina alla fine e io che finalmente dopo essere stata ferma per tanti mesi avevo vinto queste gare, insomma, difficili e importanti. Quindi una grande felicità. Dopodiché arrivai alla fase finale, al campionato italiano, il mio primo campionato nazionale in assoluto. Qual era il problema? Dopo l'interregionale, quindi dopo la gara che appunto vedeva scontrarsi varie regioni del centro Italia, che io vinsi, alla fine di quella gara i miei genitori persero, anzi, dico mio papà perché poi se no la mia mamma si offende perché non è colpa sua, lasciò la Fochina sugli spalti. Per errore, c'erano tante cose da prendere, c'erano le telecamere e quindi questa Fochina rimase in gara, rimase nel palazzetto. Pensate che mio papà mi riportò indietro a Prato e tornò indietro a Follonica a cercarla perché sapeva quanto era importante per me e non mi dissero nulla. Quando scoprì che questa Fochina era stata perduta, inizialmente tentarono di nascondermela, ma poi lo scoprì, per me fu un lutto. Io non volevo più andare in palestra, non volevo più fare la gara perché mi ero fossilizzata sul fatto che il mio risultato dipendesse da quella Fochina. E così inconsapevolmente tornai poi in palestra, ricominciai ad allenarmi, ma nella mia testa non ero più forte come prima perché avevo perso la fonte del mio successo. Così arrivai a quel campionato nazionale, il mio primo campionato italiano, che era la gara più importante per me, la mia prima gara davvero importante. Feci un disastro. Riuscii a sbagliare persino il corpo libero. Ora, tutto questo certamente non è da attribuire alla scomparsa della Fochina. Però furono una serie di fattori, no? Ricordo quella giornata, una giornata molto fredda, in una palestra che non mi piaceva, io non mi sentivo in forma. Per carità, c'erano tante cose che non erano andate bene in quella giornata. Però ricordo che dalla fase interregionale alla fase nazionale, io spesso pensavo al fatto che non avevo più il mio portafortuna. Beh, ero una bambina, certamente, avevo 10 anni, o 11, quindi ero molto piccola e mi ero molto attaccata a quest'idea. Quindi la mia predisposizione all'allenamento era diversa, ero molto più negativa, ero molto più triste, ero molto meno propositiva, molto meno ottimista. Questo fa davvero la differenza. Per questo vi dico che non è affatto salutare attribuire il proprio successo a un qualcosa di esterno, perché il nostro successo dipende da noi, dalla preparazione che noi effettuiamo in palestra, dall'impegno che ci mettiamo giorno dopo giorno, da quanto ascoltiamo i nostri allenatori e da quanto siamo supportati e aiutati in quello che stiamo facendo. Non è assolutamente da attribuire a un oggetto o a un faccio canestro con la pallina, sono cose molto diverse. Tutto questo per dirvi cosa? Per dirvi che è normale essere scaramantici, però bisogna imparare a essere scaramantici nel modo giusto, nel modo in cui ci serve. Negli anni ho continuato ad essere scaramantica contando magari, non lo so, c'è chi conta il numero delle mollette, c'è chi conta i passi prima di uscire dalla porta, tante cose. Io anche ero scaramantica, utilizzavo ad esempio in gara sempre le stesse mutande.
oppure dovevo dirmi delle piccole formulette prima di entrare in pedana, dovevo fare tot volte quell'elemento. Insomma, avevo anche io le mie scaramanzie, ho cominciato anche ad avere l'orsetto, però erano aiuti, erano supporti, non erano più la fonte del mio successo. Riuscivo anche a crearmi delle scaramanzie momentanee, istantanee. Per esempio, se dobbiamo affrontare una prova importante, un esame, una gara, un'esibizione, e ci troviamo in procinto di entrare e abbiamo paura, possiamo fossilizzarci magari sulla nostra scarpa e decidere che quella è una scarpa che oggi ci porta fortuna. Lo so che ma non era vero che fino a ieri era una scarpa che non significava nulla, ma quel giorno possiamo decidere che quella è una scarpa che ci porta fortuna. E siccome ho queste scarpe, oggi sicuramente farò un gran esame. Ho fatto un esempio, ma questo ci porta ad affrontare la prova con maggior serenità, con più forza, con più grinta, e ci aiuta, sembra sciocco, ma aiuta davvero. Quindi non fossilizziamoci sempre sul deve essere sempre quello il mio gesto, se non riesco a fare questo allora non funziona, allora non funzionerà, allora non riuscirò a portare a termine il mio lavoro. Ma ho cercato di basarmi molto di più sulle sensazioni. Quando abbiamo una sensazione negativa, un presagio negativo, non mi sta venendo niente, quella mi ha guardato male, non lo so, quindi andrà male la gara. Non è proprio così, cioè può succedere che magari qualcuno vi guardi male, però non dovete da lì dire mi ha guardato male quindi andrà male la gara. No, anzi, dovete trasformare: mi ha guardato male, mi ha dato più grinta. È un modo diverso di percepire ciò che succede, perché quello che succede non possiamo controllarlo, però possiamo decidere come reagire a quello che ci succede. Per questo dovete essere convinti che la vera forza sta dentro di noi, non sta in qualcosa che noi giudichiamo come fortunato o porta fortuna. Sono cose troppo selettive, sono cose troppo pericolose. Proviamo a utilizzare la scaramanzia nel modo giusto, a farci caricare dalla scaramanzia, perché se usata nel modo giusto, questo pizzico di magia può fare la differenza. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Se vi è piaciuto, condividetelo, mi raccomando, lasciatemi un commento, ditemi che cosa ne pensate, fatemi sapere quali sono i vostri talismani e se siete scaramantici, scaramantiche, se avete paura delle gare e senza i vostri portafortuna non riuscite a gareggiare. Insomma, raccontatemi un po' che cosa ne pensate e poi ne parleremo ancora insieme. Grazie a tutti. Grazie mille per aver visto questo video, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e seguitemi anche sui social. Qui trovate un sacco di altri video e rimanete connessi perché faremo tante dirette insieme. Grazie ancora!